Oggi non stiamo provando un SUV qualunque, stiamo provando il SUV più venduto al mondo. Honda CR-V, 10 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, di cui 65.000 solo in Italia, oggi giunge alla quinta generazione. Stiamo provando la versione benzina 1.500 di cilindrata da 193 cavalli di potenza, trazione integrale e cambio automatico. Un SUV da 1.600 kg mosso da un motore da 1,5 litri di cilindrata. Possibile? Ebbene sì, perché i tecnici Honda sono riusciti a mettere a punto davvero bene questo motore VTEC, portando la potenza addirittura a 193 cavalli. Una soluzione che tiene a bada i costi di bollo, di assicurazione, ma che soprattutto non fa rimpiangere l'assenza di un motore gasolio nella gamma di Honda CR-V. Honda CR-V che probabilmente rappresenta il punto di svolta nella storia di questo modello, almeno per tre motivi. Punto primo, è bella. Il look stavolta è davvero accattivante e mentre le precedenti generazioni pagavano un design un po' poco personale, stavolta rischia di piacere davvero soprattutto ai cittadini europei. Punto 2. Dice completamente addio alle motorizzazioni diesel, un'idea coraggiosa che ha consentito ai tecnici giapponesi di dedicarsi solo allo sviluppo di questo motore da 1,5 litri di cilindrata, declinato nelle potenze da 173 o 193 cavalli. Punto 3. Nelle prossime settimane uscirà anche una Honda CR-V ibrida con motore 2000 di cilindrata da 184 cavalli di potenza. Quanto al comportamento di marcia, tutto passa dalle migliorie apportate alle sospensioni. Migliora quindi la tenuta di strada e anche l'handling nelle curve veloce. Ottimo il feedback dello sterzo, molto più preciso, quasi sportivo. Completamente rinnovato è poi anche il software che gestisce la trazione integrale. Normalmente questa Honda CR-V 2019 viaggia tramite trazione anteriore, ma in caso di perdita di aderenza il passaggio a trazione integrale avviene in pochi decimi di secondo. Per quanto riguarda il dato dei consumi, abbiamo registrato percorrenze nell'ordine di 11-12 km per litro, dato che potrebbe essere ulteriormente migliorato in presenza di un cambio più efficiente. Questa Honda CR-V infatti sfrutta un cambio CVT a variazione continua, molto migliorato rispetto al passato, in scia con i più moderni cambi a doppia frizione, ma che ancora oggi paga in termini di velocità di cambiata. Resta però il miglior compromesso se si è alla ricerca di una guida rilassata e confortevole. Molto interessante il prezzo di attacco di questa Honda CR-V 2019. Si parte infatti da 28.900 euro portando a casa la versione a trazione anteriore da 173 cavalli. Con altri 2.000 euro portiamo a casa invece quella a trazione integrale, mentre servono altri 2.700 euro per la versione top di gamma rappresentata dal 1.500 da 193 cavalli, trazione integrale e cambio automatico. Per quanto riguarda l'usato, sul sito di automobile.it potreste trovare una Honda CR-V con circa 70.000 km a meno di 12.000 euro. E voi cosa ne pensate della nuova Honda CR-V 2019? Scrivetelo nei commenti, condividete questo video sui canali social e iscrivetevi al canale YouTube.